Taranto merita di fare pace con l'ambiente e il lavoro, lo ha detto il segretario generale della FIM-CISL Roberto Benaglia per la manifestazione nazionale del settore siderurgico. Sentiamo le sue parole. Tempo scaduto, siamo qua oggi centinaia di siderurgici da Taranto e da Piombino per ricordare al governo che da luglio non ci convoca più, che dobbiamo dare futuro a questi stabilimenti e alla siderurgia. L'acciaio in questo momento è richiesto nel mondo, è gravissimo che non si affrontino le crisi occupazionali. Abbiamo bisogno di soluzioni, il governo mette i soldi per la decarbonizzazione, deve mettere i soldi anche per gli operai, per dare lavoro e non ammortizzatori sociali. Non è l'ennesima manifestazione stanca per dire vogliamo ammortizzatori. Noi la definiamo la prima manifestazione per la decarbonizzazione sostenibile. Taranto merita di fare pace con l'ambiente. Taranto però merita di fare pace col lavoro. Per fare pace col lavoro c'è bisogno di costruire, il governo ha detto soldi per gli investimenti, Giorgetti ha detto 1 miliardo e 300 milioni per gli investimenti. Siamo molto contenti perché con 1 miliardo e 300 milioni si possono fare finalmente le acciaierie migliori del mondo. Ma i lavoratori non possiamo farli diventare l'ultima ruota del carro, non possiamo lasciarli in cassa integrazione.